Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso devo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea, la D-Books Box. Per noi scatola D-Books. Inizialmente vi devo spiegare che cos'è la parola D-Books. Sarebbero dei demoni della mitologia giapponese. No! Dei demoni della mitologia ebraica. Secondo la lingua ebrea, Dibuk significa letteralmente attaccamento. Questi demoni hanno bisogno di attaccarsi a qualcuno o a qualcosa per possederlo. Sono quindi dei parassiti energetici. Si dice anche, sempre secondo la mitologia ebraica, che sarebbero delle persone che in vita si sono comportate talmente male che non riescono a trovare pace, non possono andare nemmeno all'inferno, troppo che sono stati cattivi e spietati, e sono costretti a vagare per il pianeta Terra senza corpo e quindi hanno bisogno di possedere qualcuno. Infatti è stato fatto anche un film, The Possession. La leggenda vuole che un uomo che amava collezionare oggetti di antiquariato perché ci lavorava in un negozio di questi oggetti qua, aveva ricevuto, finalmente aveva acquistato la D-Book Box. Era una scatola per contenere vini, una scatola di legno. Questa scatola conteneva, era un piccolo armadietto praticamente in legno, conteneva un candelabro, una piccola coppa d'oro, una ciocca di capelli biondi legati da un nastro, una ciocca di capelli marroni legata sempre da un nastro, una pietra con inciso la scritta Shalom, è un saluto ebraico, e anche altro, aspetta, mi devo ricordare cos'altro conteneva, oltre a due monete da due penny del 1920. Che altro? Mi pare solo questo. Innanzitutto, appena aveva ricevuto quest'armadietto di vini, questa scatola di vini, succedevano delle cose paranormali nel suo negozio. E il suo garzone, dallo spavento, non voleva più tornare a lavorare in quel negozio. Infatti, non tornò più. Allora l'uomo decise di regalarlo alla madre nel giorno del suo compleanno, ma subito dopo morì di ictus. Glielo regalò al padre, ma il padre gli fece notare che odiava quella scatola, quindi la vendette su eBay. E dopo un buco, un ragazzo che all'epoca era uno studente universitario del Missouri, L'Osif Nietzsche, acquistò questo oggetto, ma lo rivenne di nuovo su eBay perché anche a lui succedevano cose molto spaventose. Solo coincidenza? Io non credo. Bene, amici, adesso vi voglio spiegare più o meno
Cosa, in che modo un oggetto può diventare maledetto? Innanzitutto, un oggetto lo diventa se una persona gli mette delle energie negative. Quindi tutto parte dalla mente umana, che è molto più potente di quanto uno possa pensare. Se pensi che quell'oggetto sia maledetto, a te succedono queste sciagure. Un po' come credere che il venerdì 17 porti male e quella persona rimane sfigata in quel giorno, oppure se un tale oggetto dai immagine negativa, quello diventa un oggetto maledetto. E la D-Books Box non è l'unico oggetto maledetto, ma ce ne sono tanti. Ho già parlato di oggetti maledetti in uno dei miei video precedenti. Spero che di riuscirlo a trovarlo, di metterlo qui sotto in descrizione, di poterlo farvelo vedere. Bene, amici, prendete tutto quello che vi ho appena detto a pari di teoria o favola moderna, ma adesso vi volevo dire una cosa che mi sono dimenticato, che quell'oggetto principalmente apparteneva a una donna polacca di religione ebraica, che era stata costretta a rimanere in un campo di concentramento nazista. Subito dopo era riuscita a evadere, portandosi con sé questo oggetto, lo portò in Spagna e da lì arrivò alla bellezza di 103 anni e poi morì. E questo oggetto gliel'aveva venduto a quell'uomo che ho nominato prima, a Morris. Proprio perché questa donna aveva imprigionato energie negative, proprio perché lei aveva vissuto dei momenti brutti e angoscianti nei campi di concentramento nazisti, questo oggetto ha assorbito tutto il negativo e è diventato maledetto. Bene, amici, prendete quello che vi ho detto a pari di teoria o favola moderna. Mi raccomando, se volete iscrivetevi a questo canale, azionate la campanella, se non ci riuscite fatemi sapere qual è il problema e condividete ovunque questo video. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.